Oggi dobbiamo chiudere il mercato, ragazzi, volenti o nolenti, perché siamo già il 12 luglio, la preparazione sta per cominciare. Capite bene che avere la rosa completa alla partenza degli allenamenti sarebbe importantissimo. Io sono Senix e come sempre vi do il benvenuto in questo nuovo video di Football Manager 2020, in questo mercato che si sta rivelando essere uno dei più difficili degli ultimi anni. Allora, io partirei da un piccolo presupposto, ovvero che il nostro budget trasferimenti è stimato intorno ai 52 milioni di euro, però questo sarà un mercato molto green, molto ecosostenibile, ovvero non andremo a spendere cifre folli perché l'UEFA ci sta col fiato sul collo per quanto riguarda il fair play finanziario, dove possiamo andare ad avere una perdita nell'anno finanziario in bilancio di circa 5 milioni, quindi ragazzi siamo proprio al limite, anche una minima spesa superflua andrebbe a mandare tutto a donne allegre, quindi dobbiamo stare molto attenti. Allora, partiamo, andiamo con ordine, partiamo dal capitolo portiere. Nell'ultimo video mi avete scritto tantissimi nomi, vi ringrazio, vi giuro che li ho visti tutti, ve lo proprio fidate, ve li ho visti tutti, costano tutti troppo. Non so perché a questo punto del gioco l'intelligenza artificiale inizia a sparare prezzi assurdi, come avete visto anche ad esempio per Dragoschi che vale 30 milioni, il gioco ne sparava 110, quindi valgono tutti troppo. Allora, l'unico che poteva essere interessante come qualità, come rapporto qualità-prezzo era lui, Mattia Perini, che l'avete scritto nei commenti. Non è male, per carità, però non è quel giocatore che ci andrebbe a far fare il salto di qualità. Ha già 33 anni, insomma, non è il massimo. Allora, io ho studiato, ho scapocciato, ho sbattuto la testa nello spigolo più appuntito per poter cercare di sciogliere questo gomitolo della matassa e ho trovato in lui, in Pierluigi Gollini, il nostro. Che cosa? Perché non l'ho trovato? Che cosa avevo scritto? Ah, Pierluigi, no, no, Pierluigi, amico mio, che cazzo allora scrivi? Pierluigi Gollini. L'unico, ragazzi, fattibile anche a livello economico è che ci darebbe un qualcosa in più a livello di portiere. Ora, io ve lo faccio confrontare con Muric, non posso, ovviamente perché non è più nostro, aspetta, lo dobbiamo cercare, Muric. E vi faccio vedere effettivamente che la qualità superiore di Gollini. Allora, Gollini, ragazzi, è quello arancione. Ok, quindi in parata saremmo superiori, in fisico saremmo superiori, velocità è uguale, mentale Muric sarebbe leggermente superiore di un punto, mentre in comunicazione eccentricità passiamo da 4 di Muric a 16 di Gollini, quindi un salto abnorme. Aereo sarebbe meglio Muric, distribuzione Gollini e poi di nuovo in parata, che poi è la voce principale per quanto riguarda un portiere. Quindi effettivamente andremo a fare un salto di qualità per quanto riguarda il portiere. È vero che non sarebbe un investimento a lungo termine perché ha già 31 anni, per un portiere non sono tantissimi, però tra qualche anno, uno o due, dobbiamo già iniziare a pensare a sostituirlo. Quindi, siccome è anche addirittura in vendita a 3 milioni e 7, io ragazzi lo vado a prendere subito. Andiamo sempre di rate, così da spalmare l'investimento in più anni. Offriamo 1 milione subito e 2,5 milioni a rate nei prossimi 3 anni. Questo lo escludiamo. Proprio nei termini, ovviamente non gli va bene. Quindi famo 2,5, te va bene. 2,5 più 1,2 gli va bene. Perfetto. Ok, e il capitolo portiere, ragazzi, si è risolto. Poi, sempre andando con ordine, capitolo terzini. Allora, il capitolo terzini in realtà si è autorisolto perché io avevo dimenticato anche che circa l'anno scorso, la stagione scorsa, 2 stagioni fa, non ricordo. Aspetta, non lo vedo da qua. La stagione scorsa, anzi, abbiamo preso questo Mario Trinca dall'Inter a parametro zero, che probabilmente avrò anche scordato a farlo vedere perché non era chissà che cosa. Adesso è cresciuto un po' durante la sua esperienza nell'Under 20. È un terzino onesto come riserva, ok, non è il massimo dei massimi, però ci può stare, secondo me, visto che lo abbiamo anche in casa e anche cresciuto nel vivaio e tutto. Quindi potremmo avere Trinca e Nuiri a sinistra, Ajepong e Williams a destra. Quindi per quanto riguarda i terzini ne abbiamo due per ruolo, saremmo a posto. Per quanto riguarda i centrali ne abbiamo uno, due, tre, ne abbiamo tre. Quindi ci serve un centrale, assolutamente. Avevamo già fatto qualche offerta di prestito, quindi dovrebbe arrivarne almeno uno. A centrocampo dovremmo essere a posto. Vediamo se riusciamo magari a trovare qualche ala. Però
per dare un po' di spazio, di fiato a questi giocatori. E poi il capitolo attaccanti. Serve assolutamente almeno un attaccante minimo, perché abbiamo al momento di ruolo solo Fabio Silva e Bogicevic. Che ovviamente capite bene che dovendo affrontare tre competizioni non sono assolutamente sufficienti. Allora andiamo un attimo intanto ad offrire il contratto al buon Gollini. Sarà portiere titolare, così magari qualora gli dovessero arrivare altre offerte sarà più invogliato a venire da noi, perché effettivamente sarà il portiere titolare. Negoziamo il contratto. Allora lui chiede 3.580.000 euro. Scendiamo a 3.17. Senza bonus alla firma. Ok, proponiamo i termini 3,45, scendiamo a 3,20, 3,17 senza sempre bonus alla firma. Te va bene? 3,31, me va bene 3,31, però il bonus alla firma, caro Gollini, non te lo posso dare. Non te lo posso dare, quindi zero. Tanto i soldi ormai te li sei fatti, perfetto. Ok, niente bonus alla firma. E già ci risparmiamo quei 2 bei milioni. Ok, come vedete, avevamo già fatto l'offerta per questi difensori centrali che erano Valeo e Davidovic. Oh, come cazzo lo si chiama? Questo, beh, non è male effettivamente. Mentre lui, Pavel, chiamiamolo Pavel, che è più facile. Beh, non è il massimo, però vabbè, come riserva ci può stare, ci può stare. Facciamo arrivare questi giocatori e poi ci buttiamo a capofitto sui centrocampisti e attaccanti. Io vi ringrazio ovviamente per tutti i nomi che mi avete scritto, ragazzi, per il supporto. Vi amo tutti, vi amo tutti. Purtroppo questo deve essere un mercato veramente light, ragazzi. La squadra comunque c'è, è già bella che è pronta. Anzi, sono contento che per una volta andiamo a non snaturare la rosa. Come sempre abbiamo fatto andando a prendere quei 10, 11, 8, 9 giocatori. Invece quest'anno stanno arrivando proprio i giocatori che servono. Allora, Manea, chi cazzo era Manea? Ah, un buon terzino destro, all'occorrenza anche sinistro. Va bene, questo lo possiamo prendere. Non si sa mai, perché abbiamo visto nell'ultimo periodo che eravamo un po' inclini agli infortuni, quindi se abbiamo in qualche ruolo un po' di copertura in più, certo che male non ci fa. Allora, aspettiamo il buon Gollini, diamo l'ufficialità di Pierluigi. Fatemi sapere voi cosa ne pensate, del buon Gollini. A 3 milioni, ragazzi, secondo me di meglio era impossibile trovare. Allora, Vallejo ha rifiutato il prestito al Catania. Perché? Perché? Perché uno dovrebbe andare a rifiutare il prestito in una squadra che comunque gioca in Champions League, vince gli scudetti? Boh, cose non lo capirò mai. Questo gioco, Gravion firma un nuovo contratto con il Catania, vabbè. Perché ti stima, grazie. La stima più o meno è reciproca. Va bene, sarà una buona comunque, un giocatore d'esperienza che ci va a dare un po' di... per la Coppa Italia sarà... Ottimo, diciamo, il buon Gravillon, ma noi aspettiamo il buon Gollini che arrivi. Gollini, dove sei? Così poi ci possiamo iniziare a muovere per quanto riguarda gli attaccanti. Andremo a vedere nella lista trasferimenti che cosa abbiamo. Dovrebbe esserci Pinamonti, ragazzi, disponibile. È in vendita come a livello di trasferimenti. Non so se lo danno in prestito, lo andiamo a provare. Allora, lui arriva. Pavel sta arrivando. Sì. Non è il massimo, però ripeto, va a far numero. Potrebbe anche fare il mediano qualora dovesse servire, quindi lo andiamo a prendere anche lui. Va bene, l'altro non arriverà, quindi arriverà lui. Quindi a livello di centrali dovremmo essere a posto, centrocampisti dovremmo essere a posto. Manca il portiere che dovrebbe arrivare più l'attaccante. Così che adesso andando ad avere questi 52 milioni, visto che la dirigenza non vuole smollare i soldi, perché nonostante stanno incassando dalla Champions League, dai primi scudetti, dalle Serie A, dalla Lega, da tutto, prendono soldi da tutte le parti, non smollano, sono rimasti ancora nella vecchia mentalità delle Serie C. E questo, ragazzi, spero che cambi molto presto, spero che arrivino investitori capaci e vogliosi di aprire il portafoglio invece di essere sempre così tirchi. C'è anche Gabriel Jesus, come vedete, in lista trasferimenti. Adesso ci andiamo a fare un giro. Volevo prima avere la certezza matematica che il buon Gollini fosse insieme a noi. Dai, per lui, perché aveva altre offerte. Ora
Non so come si possa rifiutare il Catania, giusto? Visto che giochiamo comunque in Champions, siamo una squadra, gli ho offerto anche un contratto da portiere titolare. Però, sapete com'è, questo gioco è sempre pieno di sorprese, io mi aspetto sempre di tutto. Allora, arriva anche Manea, che è un terzino, quindi bene, può fare sia è terzino destro naturale, potrebbe fare anche il sinistro qualora servisse. Con la difesa siamo a posto, siamo assolutissimamente a posto. I titolari sono fortissimi, le riserve ovviamente sono un po' così, un po' più carenti. Allora, che succede qui? L'Italia. Addirittura l'Italia vuole Baratto. La Federazione Italiana ha offerto l'incarico di commissario tecnico. Lo stipendio offerto è di 4.472.000 euro l'anno. L'Europa League Divisione A non è considerata una priorità. Beh, diciamo che ovviamente l'opportunità di andare a vincere qualcosa con l'Italia a livello di football manager sarebbe molto molto romantico e darebbe anche un quel qualcosa in più alla serie. Però secondo me è ancora prematuro, ragazzi. Andare ad allenare sia club che nazionale andrebbe a rendere la serie lunghissima. Una stagione durerebbe 20 episodi perché andremo ad aggiungere tantissime partite in più. Quindi secondo me noi potremmo andare a vincere con il Catania a livello europeo, toglierci questo sassolino dalla scarpa che dall'inizio della serie che ci portiamo dappresso. E poi magari se vogliamo possiamo prenderci una pausa dai club e buttarci nelle nazionali, che sia quella italiana, quella inglese, quella spagnola, quella che sia. Quindi per adesso io direi di rifiutare l'offerta, purtroppo a malincuore, perché l'Italia non si può rifiutare, diciamoci la verità. L'Italia non si può rifiutare, però al momento non siamo ancora pronti ad affrontare una carriera da commissari tecnici. Fatemi sapere la vostra, magari se voi lo avreste accettato o meno. Allora, trattativa per Marcello Battisti. Sì, vabbè, Battisti è fallito, che se ne frega. Oh, il Cagliari offre a Gollini. Voglio dire, può mai accettare il Cagliari e non viene a Catania? No. Non penso, perlomeno. Ci arrivano soldi dal trasferimento di Saka, 800.000 euro. Mazzo, si sono sprecati. Benedettini se ne va all'Arsenal. Va bene, ciao amico mio. Tanto abbiamo il portiere cinese, Wan Ming. No, cinese. Sì, dal nome sembra cinese, ma è portoghese. Wan Ming-yun, che fa parte del nostro vivaio. Quindi va bene lo stesso. L'abbiamo messo in prima squadra. Poi c'è Fruktl, insomma. Da quel punto di vista non abbiamo problemi. Andiamo sugli osservatori. Andiamo qua. E vediamo un po' cosa abbiamo. Meret è trasferibile, ok, su richiesta. Richiedono 64 milioni, ok. È ovviamente un portiere top a livello mondiale, il buon Meret. Il problema di Meret è che appunto costa tantissimo. Non lo danno in prestito, però ragazzi, dovete sapere che in questo gioco, qualora il Tottenham, prendiamo adesso lui come esempio, non dovesse riuscire a vendere Meret, sappiate che accetteranno anche i prestiti, proprio per disperazione, pur di toglierselo di mezzo, accetteranno anche i prestiti. Quindi spero di ricordarmi di andare a fare un giro anche tra qualche settimana, perché se adesso dicono di no, magari tra qualche settimana potrebbero anche dir di sì. Quindi non ce lo dimentichiamo. Il resto, come trasferimenti, c'è Emanuele Lucchetti, ma era extracomunitario, l'avevamo già visto lo scorso video, quindi togliamo i filtri, andiamo in lista mercato e vediamo cosa si trova. Allora, questo è inglese, no. Abbiamo Berge, norvegese, centrocampista centrale. Dunque, li date in prestito intanto? No, non danno. Credo che arrivati a questo punto della stagione non diano ancora nessuno in prestito, ragazzi, perché siamo ancora a mercato iniziato, diciamo così, il mercato è cominciato solo da una ventina di giorni, quindi dovremmo aspettare agosto. Eccolo qua, Pinamonti, come dicevo prima. Sarebbe un bel acquisto, sicuramente. 27 anni, vediamo se lo danno in prestito. Costa 448.000 euro mensili, che a noi ci può anche andare bene, però vogliono un costo futuro obbligatorio di 66 milioni. Grazie, ma anche no. Allora, facciamo un'offerta per 2 anni, vediamo se ci cascano. Famo sta offerta, va, vediamo se l'accettano. Così che per quanto riguarda il parco attaccanti potremmo essere a posto. Certo, tre attaccanti sono anche pochi, ok, per tre competizioni, anche perché ne abbiamo due, quindi ne servirebbero almeno quattro, secondo me, per quanto riguarda il mio modo di giocare. Allora, il codice etico lo confermiamo. La riunione di spogliatoio lo andiamo a fare. Diamo il benvenuto alla squadra. Allora, energico, bentornati, spero che abbiate passato una buona vacanza. Spero che sia
Siate pronti a far sì che in questa stagione si ottenga la qualificazione alla Coppa Campioni. Perfetto, il tipo di reazione che mi aspettavo. Ottimo, sono tutti felici, tutti contenti, tutti entusiasti. La rosa per il ritiro. Aggiungiamo anche le giovani promesse. Ok, andiamo avanti. Bastoni, Pedri. C'è ad esempio Pedrito che potrebbe fare la seconda punta. Non è il suo ruolo naturale, però qualora dovesse esserci un Lazzaretto iniziano tutti a infortunarsi, abbiamo dei rattoppi, chiamiamoli così, dei rattoppi. Oh, l'offerta del Catania per Pinamonti è stata accettata, una punta di fama mondiale, ragazzi, quindi importantissimo sarebbe questo arrivo. Il Bayern è in cerca di Ansu Fati, ma veramente? Volete Ansu Fati? Allora, va benissimo, ne volete 62, io però purtroppo per Ansu Fati ne voglio almeno 100. Guarda, famo 100. Cifra tonda. Questo non è trattabile. E questo, amici miei del Bayern Monaco, non è trattabile. Qualora vogliate, non volete, pazienza. Non è in vendita. Quindi, perché io ogni volta che arrivo a fare un'offerta per qualcuno non in vendita, mi sparate 200 milioni e io poi devo andare a vendere al prezzo di cartellino? E no, mica sono offeso. È che c'ho scritto giocondo qua in fronte. Scusate, no, non ci sto, non ci sto. Vi ripago con la stessa moneta, giustamente. Oh, Gollini in procinto di firmare per il Catania. Oh, meno male. Una buona notizia arriva. Bene, accettalo subito, ovviamente. Portiere titolare. Bene, 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 bene. Bene, bene, bene. Quest'anno abbiamo un cazzo cazzo di portiere, finalmente. Montella lascia il Turf Moor. Ma dove era finito il povero. Ma povero Montella. Allora, lo aggiungiamo alla rosa in ritiro, alla selezione rosa. Ci siamo, anche come extracomunitari, anche come limite, ne abbiamo 20, perfetto, perfetto, tutto sta andando alla grande. Assegniamo i numeri di maglia, c'è il numero 1, no, è Fru, no, sì, c'è il numero 1, che sta ovviamente il buon Gollini, poi per il resto Stiga, per il resto ragazzi Stiga, va bene, andiamo avanti, vediamo a questo punto se arriva Pinamonti e una volta arrivato Pinamonti, quanto budget, soprattutto a livello di stipendi, rimarrà? Vorrei prendere un altro attaccante, sinceramente, perché tre attaccanti di ruolo sono un po' pochi, secondo me. Quindi aspettiamo l'arrivo del buon Andrea e vediamo. Che poi l'ho sempre criticato, come dire, ogni volta, mai dire mai, perché l'ho sempre odiato, perché al Fantacalcio non mi ha fatto mai un gol, ma mai, ma neanche per sbaglio. E adesso me lo ritrovo in squadra. Guardate quant'è la vita, quanto è strana, quanto è amara a volte. Ma comunque spero che almeno su Football Manager ci dia le soddisfazioni che meritiamo. Oh, attenzione, importantissimo. Pinamonte si unisce al Catania per 2 anni. Ancora giovane, relativamente giovane, 27 anni, vale 73 milioni, quindi va a dare un bel boost per quanto riguarda il nostro parco attaccanti. Ha una gran finalizzazione, freddezza, ragazzi. Questo è un grande, grande acquisto, secondo me, per la nostra squadra. La cosa di cui sono più contento è il fatto di non aver snaturato la rosa. Per quest'anno andremo a giocare praticamente con la stessa formazione base, a parte proprio quei 2-3 giocatori che servivano per rafforzare la rosa. Di questo sono molto felice, sono molto anche ottimista per il nostro obiettivo europeo, dove cercheremo almeno di andare avanti nella Champions League. Sì, qua siamo negli Stati Uniti, la nostra preparazione, quindi includi anche le giovani promesse che non esistono purtroppo nella nostra squadra. Dovremmo anzi andare a curare un po' meglio il nostro. Le nostre giovanili, che però ragazzi è stato sempre un mio punto debole, non sono mai riuscito a creare un Atalanta della realtà, diciamo, no? Dove nascono e sbocciano talenti, non... anzi, se sapete come si fa, ragazzi, perché io ho potenziato tutte le strutture, sono al massimo, anzi magari adesso ve le faccio vedere come siamo strutturati proprio a livello dirigenziale di strutture, se ricordo dove si andava un attimo, se smette qua di caricare. Ve lo faccio vedere, dunque, è uscito anche il calendario, tra l'altro. Pegna in procinto di andare a Wolfsburg, ma dove? Non si muove nessuno, non l'avete capito? Non si muove nessuno! Allora, dove stava? No, era, credo... Dove cazzarola stava? Non me lo ricordo. Ecco qua, info societarie.
Eccole qua, strutture. Come vedete, le strutture aziendali sono buone. Le strutture di allenamento all'avanguardia, le strutture per l'analisi dei dati all'avanguardia mondiale e strutture per le giovanili eccezionali. Ricordo anche che stiamo costruendo un nuovo stadio, come vedete, dovuto all'aumento delle capacità dell'Angelo Massimino Arena. Arriveremo fino a 27.770 posti. I lavori finiranno il 27 giugno 2028. Quindi ci andranno a dare anche un bel po' di introiti in più, perché andremo ad avere uno sponsor, livello di stadio, vabbè, tutte queste cose che già sappiamo. Continueremo a migliorare ovviamente queste società, queste strutture, scusate. Però, nonostante questo, ragazzi, non nascono talenti nelle nostre giovanili. Ecco, già siamo qua. Vabbè, questo lo possiamo modificare così tranquillamente. Ecco, famo perfetto. Ottimo. Per quanto riguarda il fair play finanziario, ecco, come vedete, quello che dicevo, le perdite ammesse per questo periodo finanziario sono 5 milioni, ragazzi. Quindi basterebbe anche comprare uno sputo di giocatori, che già subito c'è l'UEFA che dice no, perché poi noi non è che siamo il Manchester City, che poi c'è Losanna che ci dice no, vabbè, non fa niente, spendete, fate quello che cazzo la volete. No, a noi poi non ci fanno andare in Europa, ragazzi. E capite bene che il danno economico che ne andrebbe a comportare sarebbe enorme, enorme, perché già sta società prende tutte le scuse del mondo per non spendere una lira. Se poi ci levano anche la Champions League, sarebbe finita. Oh, allora, l'attaccante è arrivato. Il Bayern ancora, ancora. T'ho detto di no, non te lo do. Oh, ecco sto Fati. 100 milioni se volete. Se no, via, via, cercate altro. E che poi quanto vale Fati? 50 milioni? Il buon Fatina, il buon Fatina. Vale. L'abbiamo preso a 22 e vale. Dove cazzo? Eccolo qua, 58 milioni. Quindi sì. Sui 100 ci stiamo, sui 100 ci stiamo. Allora, deve arrivare qualcun altro, credo di no. In entrata non abbiamo nessuno. Volendo analizzare la rosa un attimo, a livello di tattiche, scelte veloce. Va bene, ok, non ti preoccupare. Fruchtl in porta, ma state zitto. Allora, Gollini va in porta, Williams, Bettella, Bastoni, Nwini, Antony, Olmedo, Peña, Asensio, Moriba. Ah, addirittura mette Moriba e Pedri. Vabbè, perché ancora ovviamente gli altri non sono al massimo della forma, ecco perché. Quindi sarebbe qua Bogicevic, Pinamonti come seconda punta, Asensio, Peña, Olmedo a livello di ali. Dunque, alla destra, quante ne abbiamo? Abbiamo Antony, abbiamo Ansu Fati. Beh, non è proprio il suo ruolo, comunque vabbè, abbiamo Antony ed Ansu Fati. Alla sinistra abbiamo Asensio. Ok, servono almeno un'ala, ragazzi, ci serve, che possa fare entrambe le fasce. Sì, assolutamente sì. Andiamo un attimo qua a ricerca giocatori, vediamo cosa troviamo. Lui abbiamo detto di no. Sané. Ammazza, oh. Sané sì che sarebbe. Dai, dammelo in prestito. No. No, ti prego. Lo voglio. Niente, Sané non lo danno. Thiago Almada che è argentino. Solo argentino, sì, quindi non lo danno in prestito. Cioè, no, sarebbe extramunitario. Tielemans lo date? Ragazzi, io prendo anche centrocampisti nel caso, se qualora, vabbè, ma no, non c'è speranza. Pulisic, niente. Oh, Coman. Ecco, Coman sarebbe il giocatore perfetto, perché può fare entrambe le fasce senza problemi. Lo date, Coman? 740.000 euro mensili. Allora, guarda, io farei così. Intanto, ragazzi, lo prendiamo per un anno. Sarebbe un investimento di circa 7 milioni più o meno. Il costo del prestito va aggiunto alla montata di 6 milioni e mezzo. Se gioca e se non gioca. Ok, la denuncia che permetterà. Ok, facciamo questa offerta. Proponiamo questi termini e vediamo se. Perché sarebbe molto, molto importante, ragazzi. Qualora arrivasse Coman, andrebbe a dare un po' di respiro anche alle varie ali. Vediamo un po' che succede. Dunque, offerta dello Schalke 04 per Peña. Ci offrono 27 milioni e mezzo. Ora, io perché, ragazzi, non devo odiare questo gioco? Un giocatore che vale 62 milioni e noi ce ne offrono 27 milioni. Secondo quale cazzarola di logica? Io vorrei sapere la logica dietro il codice scritto di questo gioco.
Non lo capisco. Allora, va bene. Ma io sono una persona seria, ti vado a rispondere. Tu me ne offri 60, 27 milioni? E guardi, io ne voglio 116. Oh, che peccato avete rifiutato. Stranamente. Non lo so, raga, io davvero a volte vedo cose che mi fanno impazzire. Mi fanno impazzire perché non è possibile. Vale 20, 62 milioni e me ne offrono 25. Io non ci posso credere. Non ci, perché poi quelli che ne valgono 30 te ne off, ti sparano 100, 120 milioni. Vabbè, lasciamo stare. Lo Schalke, vabbè, ci hanno provato. Hanno fatto bene. Quelli dello Schalke ho detto, vabbè, magari ci cascano. Che ne sappiamo noi. Va bene, hanno fatto. Sono d'accordo, effettivamente, sono d'accordo. Tanto è gratis provare, non costa nulla. Allora mi potevano offrire pure 1 milione, tanto. Dice, se è cretino, quello magari accetta pure 1 milione, no? Dunque, siamo il 12 agosto, quindi siamo andati avanti un mesetto durante questo video. E Coman ha deciso di aggregarsi al Monaco, che ha pagato ben 43 milioni e mezzo, che potrebbe salire fino a 55. Una fracca dei soldi ha pagato per un trentenne. Io non l'avrei mai spesa, sinceramente. Però ognuno con i soldi propri fa quello che cazzarola vuole. Benissimo, dunque, visto che siamo già a circa mezz'oretta di video, ragazzi, facciamo così, facciamoci l'ultimo giro all'interno della lista trasferimenti. Vediamo se accettano adesso i prestiti. Questo no, Sané su richiesta non lo danno manco morto. Peñaranda niente, questo è extracomunitario. Questo non lo danno neanche ammazzato. Diaby. Ecco, DB anche potrebbe essere molto interessante, ma non lo danno, ma figuriamoci se potevano mai. Meret invece? Io quasi quasi, ragazzi, Meret, no, vabbè, ma non lo danno, quindi non c'è assolutamente problema. Il buon Süle non lo danno nemmeno, Vinagre, Moussa Dembélé del Lyon Olympique, anzi no, del Paris Saint-Germain, vediamo un po'. Niente. Allora, facciamo così, ragazzi. Non li danno, ok? Mancherebbe un'ala proprio. Beh, anche lui non è male, però, volendo. Volendo, non è male. Ma niente da fare. Non lo danno, non lo danno. Manuel Farai, offerta di prestito. Ecco, lui magari lo danno. Che ruolo è? Intanto io l'ho fatto. Un centrocampista centrale. Beh, il classico regista. Se vogliamo, in esubero dal Borussia Dortmund. Allora, io lo andrei a prendere per rimpolpare un po' quello che è il parco centrocampisti. No, qua ho sbagliato, scusate. Facciamo un'offerta. Dunque, facciamo così, ragazzi. Siamo ancora il 12 agosto. C'è tempo ancora per poter andare ad agire sul mercato. Facciamo che ci fermiamo qua per adesso. Il prossimo episodio vedremo proprio quel pizzico di mercato in più. Magari io andrò un poco più avanti. Così se magari avete dei consigli, altri nomi, ho il tempo per poter agire. Però considerate sempre che non possiamo acquistare a causa delle regole del fair play finanziario, ragazzi, importantissimo questo da tenere in mente. Nonostante abbiamo 35 milioni, ragazzi, non possiamo andare a fare spese folli in questo anno finanziario di bilancio. Quindi magari sì. Secondo me un'ala destra e sinistra sarebbe stata proprio la ciliegina sulla torta, però anche così potrebbe andare bene. Fatemi sapere la vostra cosa ne pensate sia del portiere che della difesa, un po' se anche secondo voi siete d'accordo con me che la squadra sia già completa così. Il Bayern Monaco è finito, ma basta, non ve lo do, se già mi mancano le ali, mi mancano, come faccio a darte fati? 100 milioni non sono neanche più sufficienti a questo punto, perché poi io non saprei chi andare a prendere. Quindi, detto questo, ragazzi, fatemi sapere la vostra. Lasciate un bel like, condividete, iscrivetevi qualora vi piacessero queste bellissime serie. Nel prossimo episodio vedremo questo scampolo di mercato e poi inizierà finalmente il nuovo campionato, anzi la nuova stagione, perché noi puntiamo sempre alla Champions League. Quindi noi, cari signori, ci vediamo prossimamente con dei nuovi video. Ciao!